Amici di motorsport.com, ciao a tutti. Allora, finite le qualifiche del Gran Premio del Giappone, le difficoltà di Suzuka sono emerse tutte quante, pista molto particolare, pista che con temperature relativamente basse ha messo in seria difficoltà i piloti. Abbiamo però un Red Bull capace di fare la prima fila con Verstappen alla quarta pole di fila. Seguita da un straordinario Sergio Perez, arrivato soltanto a 66 millesimi di secondo dal tre volte campione del mondo. Ferrari sotto le attese, almeno nel giro secco, ma per le nostre analisi ovviamente diamo la parola al nostro specialista delle telemetrie, Gianluca. Ciao Gianluca, ovviamente Gianluca D'Alessandro, ormai per tutti è solo Gianluca. Ciao Gianluca. Ciao Franco e un saluto a tutti. Allora, da che parte vogliamo cominciare? Abbiamo due grafici. Il primo che mette a confronto la Red Bull di Verstappen con la McLaren di Norris, giusto per farci un'idea di dove si deve inserire questa macchina che finora non è stata grande protagonista. Sì, allora partiamo proprio dal grafico di Norris e Verstappen. La prima cosa che possiamo notare subito è il distacco sul rettilineo. Infatti, vediamo alla fine della zona di RS, prima di curva 1, c'è un distacco di 5 km orari. Perché è importante sottolineare questo? Perché, al di là del valore della qualifica, ieri McLaren ha provato due configurazioni aerodinamiche diverse. Norris ha provato anche quella più scarica, alla fine non l'ha convinto perché il guadagno sui rettilinei non compensava quello che poi perdevano in termini di gestione gomma, ma anche nelle sezioni veloci, quindi hanno preferito tornare alla soluzione più carica. E in effetti sappiamo che McLaren di solito accusa qualcosa in termini di efficienza dalla Red Bull, soprattutto all'IRS aperto, e appunto si può notare questo aspetto proprio prima di curva 1, dove c'è una differenza abbastanza marcata. Poi, per quanto riguarda il resto del giro, direi soprattutto che la differenza principale non è tanto nel primo settore, dove si alternano un po' i valori. Possiamo vedere ad esempio Verstappen che nello snake porta più picco di velocità, più che una percorrenza media, porta proprio il picco di velocità nelle Però sezioni più. questo è un dato abbastanza impressionante, Gianluca, perché l'anno scorso la McLaren lì ci aveva puntato molto nella costruzione della sua corsa, proprio nello Snake. Qui sembra che si sia un po' snaturata. Sì, allora, bisogna dire che anche l'anno scorso Verstappen comunque fece un gran primo settore, veramente, probabilmente uno dei giri migliori della sua stagione. E più che snaturato, effettivamente devo dire che se andiamo a vedere ad esempio le curve lente, ieri facevano un po' più fatica, proprio in queste zone molto a bassa percorrenza, quindi è possibile che anche oggi abbiano fatto una sorta di compromesso, magari lasciare qualcosina in più nel veloce, per trovare un po' magari di prestazione nel lento. Poi è chiaro che i limiti comunque si vedono. Per esempio, spostandoci un attimo proprio in curva 11, che è l'uscita del tornantino, vediamo come Verstappen riesce a accelerare prima e quel piccolo vantaggio che te lo porti in trazione, poi te lo porti verso tutto il rettilineo, verso la curva 13, che è la spugna. Gianluca, per concludere l'analisi del giro Red Bull versus McLaren, quale altro aspetto volevi mettere in evidenza? Allora, ci sono due aspetti interessanti che volevo sottolineare. Il primo è, vediamo l'ultima chicane, curva 16-17. La differenza non è tanto in termini di velocità minima. Se vediamo ad esempio la prima parte della chicane, notiamo Norris che porta maggior velocità d'ingresso, però qual è il fatto? Qui dipende anche molto da come la imposti. Max l'ha pensato in un modo di fare la differenza in uscita. Quindi non si vede tanto in termini di velocità minima, ma si nota da come la curva è molto più ripida nel caso di Verstappen. Verstappen riesce proprio a gestire bene le gomme in uscita, tanto che abbiamo sentito diversi piloti anche lamentarsi della gestione della gomma proprio verso la fine del giro. Verstappen è riuscito a gestirla bene ed è stato in grado di fare la differenza proprio in uscita verso la parte del traguardo. E infine l'ultimo piccolo dettaglio che volevo segnalare facendo un passo indietro, se prendiamo ad esempio curva 6-7, in uscita diciamo, dalla sequenza veloce, notiamo come Verstappen è l'unico tra i piloti di testa a percorrerla in pieno.
Perfetto. Allora, adesso voltiamo pagina e andiamo ad analizzare il grafico che racchiude il giro migliore di Carlos Sainz con quello di Charles Leclerc. Cerchiamo un attimo di trovare le chiavi di lettura di questa difficoltà di Charles di guidare la SF24. Sì, allora, chiaramente a livello di tempo non c'è una grande differenza tra i giri, il discorso è più, sappiamo che Leclerc di solito fa la differenza in qualifica rispetto a Sainz, di solito è in grado di estrarre qualcosina in più, e invece qui abbiamo visto una maggiore difficoltà, non solo in FP3, ma proprio in tutta la qualifica. Pensiamo ad esempio in Q1. Ha dovuto utilizzare due set di gomme nuove soft, che è una cosa di solito che non avviene nel caso di Leclerc, è molto raro. E ovviamente il fatto di usare subito due set di gomme soft te lo porti più avanti, perché alla fine Leclerc ha dovuto fare un solo tentativo a gomma nuova in Q3 e l'ha fatto nel momento in cui la pista non era magari nelle condizioni migliori, però ha scelto di uscire un pochino prima, quando la pista era libera, per non trovarsi nel traffico e gestire l'outlap come voleva lui, perché nel corso delle qualifiche lui ha sperimentato anche diversi tipi di giri di preparazione. Ad esempio, verso la fine del Q1 e del Q2 ha chiesto anche proprio alla squadra di fare un compare tra i vari giri di preparazione per capire le differenze e come poteva gestire meglio la preparazione della gomma per il giro. Allora, se andiamo ad analizzare, vediamo che Sainz si è portato 4 km di velocità dall'uscita dell'ultima chicane, nella quale entrava Leclerc più veloce, fino ad arrivare alla curva 1. E questa è una cosa particolarmente interessante perché denota che Charles ha una difficoltà all'ultima curva, ne ha fatto menzione Fred Vasseur durante le interviste, ed è una cosa abbastanza particolare perché il gap che si è preso all'uscita della chicane se l'è mantenuto praticamente fino alla fine del rettilineo. Sì, allora, interessante notare che nei giri precedenti di Leclerc in realtà questo gap non è così ampio, è più legato proprio all'ultimo tentativo di Charles. E, se andiamo a vedere la velocità finale, è molto simile, quindi non è che c'è un gap di velocità proprio in termini massimi, ma è più la progressione. Come dicevi, molto probabilmente qui è qualcosa che ti porti dall'uscita dell'ultima curva. Tanto che l'ha menzionato anche Perez nel confronto con Verstappen. Ha sbagliato, non è stato perfetto in uscita dall'ultima curva e si è portato quello svantaggio poi sul rettilineo di partenza. E infatti, se notiamo più successivamente, più avanti, dove c'è la 130R, non notiamo particolari differenze di velocità tra i due. Allora, se guardiamo il grafico dell'acceleratore, emerge in maniera abbastanza chiara che Carlos Sainz si è abituato a frenare qualcosina prima rispetto a Leclerc, porta meno energia verso la corda della curva, ma poi riesce a sfruttare l'SF24 in un modo migliore, al punto che poi nella percorrenza dello Snake c'è una differenza di velocità che arriva a essere addirittura di 11 km. Sì, diciamo che Leclerc comunque è un pilota aggressivo in frenata. Qui dipende, c'è anche un'impostazione leggermente diversa dello Snake tra i due, però effettivamente, come sottolineavi, se prendiamo curva 4-5 notiamo una differenza importante tra Leclerc e Sainz. Qui è probabilmente più una questione di fiducia, tanto che di solito in questo caso Leclerc è anche leggermente frenato, cosa che Sainz non ha fatto, ed è così anche appunto che c'è quel gap di 11 km orari che si è ampliato. Se andiamo a vedere, parte del distacco proprio accumulato da Leclerc arriva da quel punto, ma c'è anche un altro punto importante da sottolineare, cioè l'uscita dalla percorrenza veloce, cioè dopo intorno a curva 7, diciamo. Se andate nel grafico, la parte dell'acceleratore, possiamo notare proprio come Sainz riesca a parzializzare di meno. Passa meno tempo con una parzializzazione minore, quindi questo vantaggio di nuovo te lo porti poi avanti fino alla Techner. Infatti, in quel punto, la curva 7, Leclerc ha provato a spalancare il gas forse prima di
Carlos, ma evidentemente non aveva sufficiente aderenza e si vede un picco, per cui è stato addirittura costretto ad alleggerire il piede dell'acceleratore prima di ritrovare l'aderenza che era necessaria per uscire. Segno che lui ci prova, cerca anche l'overdrive per coprire quelle che sono le carenze che sente in questa macchina, ma io comincio a pensare che questa sia una macchina non adatta allo stile di guida di uno che nella staccata ha una delle chiavi, del suo principale successo. Diciamo che probabilmente è più un discorso anche di come rispetto all'anno scorso, forse Leclerc riesce, patisce un pochino di più il fatto di non fare la differenza in quell'ultimo decimo del Q3 che di solito aveva. Probabilmente anche un po', appunto, lui l'ha menzionato alla fine delle qualifiche, che quest'anno stanno facendo fatica con la preparazione del giro. Poi è vero che è un discorso che si estende in realtà anche a Sainz, perché anche Carlos in realtà tra Q2 e Q3 in certe occasioni non ha fatto un grandissimo salto in avanti, come Leclerc, però forse Leclerc patisce un pochino di più questa differenza della gestione di gomma durante il giro e si nota una differenza ancora più marcata nel suo caso, perché comunque ricordiamoci che Leclerc di solito in Q3 era uno di quelli, soprattutto anche l'anno scorso, ma pensiamo anche in Bahrain, dove potenzialmente ti può fare un giro che vale qualcosa in più rispetto magari ad altri piloti. Quindi sicuramente è una cosa da vedere che cercheranno di gestire nel corso della stagione, di imparare anche come sfruttare meglio in qualifica la macchina, anche perché in realtà se andiamo a vedere il giro, in certi punti comunque il potenziale c'è, cioè, ad esempio prendiamo curva 8, curva 8 e 9, dove porta maggiore velocità in percorrenza, ma anche la Spoon, che è una curva molto particolare, molto difficile, perché tu entri e poi devi cercare di gestire sotto sterzo perché la curva ha un leggero camber che ti porta in fuori. In quel caso, Leclerc comunque ha fatto un'ottima percorrenza. Vediamo 4 km/h in più in curva 13-14. Quindi, Leclerc, come l'ha detto, il feeling c'era, però probabilmente fatica ad estrarre quel qualcosina in più che riusciva a fare l'anno scorso. È qualcosa che sicuramente bisognerà guardare per il corso della stagione perché è un'arma importante per Ferrari. La prestazione in qualifica di Leclerc. È assolutamente importante, ma è anomalo che dopo 4 gare non si siano ancora capite quali siano le giuste strategie nel giro di preparazione per innescare l'energia necessaria alle gomme per dare il loro massimo. E questo sta diventando un problema. Sì, ne avevamo parlato anche negli scorsi Gran Premio, per l'appunto, che Ferrari magari ha, diciamo, cercato un compromesso, magari qualcosina in meno in qualifica per una migliore gestione gara. Il problema è che su circuiti magari più favorevoli diciamo, questo compromesso può aver senso. Ad esempio, pensiamo alle prime 3 gare, comunque Ferrari è sempre partita in prima e in seconda fila, una posizione favorevole. Chiaro che su un tracciato meno favorevole come questo di Suzuka, dove potenzialmente mette più in evidenza i tuoi limiti, e comunque da sottolineare che rispetto all'SF23 si sono visti dei grandi miglioramenti, Sì, però però io credo che ormai alla quarta gara continuare a parlare di cos'era l'SF23 non so quanto senso abbia e lo fanno puntualmente i ferraristi stessi, per darsi un valore del fatto che sono cresciuti. Per me in Formula 1 non devi guardare te su te l'anno prima, ma devi guardare te rispetto a dove sono quelli che sono davanti. Quindi la chiave di lettura poi cambia in maniera abbastanza drastica. sì, assolutamente, ma infatti il discorso dell'SF23 è più per, appunto, come sottolineavi, per far vedere i progressi. Poi chiaramente c'è il discorso come affronti questo weekend. Se tu in questo weekend parti dietro, come succederà nel caso di Leclerc, è ovvio che se tu hai anche un passo comunque buono, fai fatica poi a recuperare perché sorpassare a Suzuka non è molto particolarmente semplice. Nel caso di Sainz, comunque è una buona seconda fila, però chiaramente, se su un circuito in cui esponi i tuoi limiti, non fare bene in qualifica è sicuramente un problema che si aggiunge già ad altre difficoltà. Allora, amici, siamo arrivati in fondo a questa interessante analisi. Cosa ne pensate? Commentate qui sotto, fateci sapere le vostre opinioni. Cliccate la campanella per iscrivervi al canale di motorsport.com, così riceverete le informazioni dei prossimi video su YouTube. E nel frattempo, Gianlu, io ti saluto, appuntamento.
per il Gran Premio della Cina, si resta in Asia. Ciao Franco e un saluto a tutti. Ciao ciao.